Buonasera a tutti i web spettatori e siamo qui per questa nuova puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, come sempre condotto da me, Alfredo Pauciulo, che va in onda sulla web TV, Liberi TV. E ci siamo lasciati ormai 2 settimane fa, in cui indicavamo una situazione di mercato sui vari indici azionari sulle varie e sulle principali valute e sui principali metalli preziosi e materie prime, in cui si era in una situazione sostanzialmente di stallo, e questa situazione di stallo negli ultimi 15 giorni è venuta meno. Infatti, i mercati azionari statunitensi hanno fatto registrare nuovi massimi storici, e allo stesso tempo l'indice italiano ha superato la soglia critica dei 18.000 punti che indicavamo quale soglia al di sopra della quale si sarebbe invertito al rialzo il mercato, ma al di sotto della quale invece si sarebbe restati in un'area sostanzialmente neutrale. Allo stesso tempo però registriamo invece sull'oro la perdita del livello di 2.250 dollari l'oncia, che corrispondeva alla parte bassa della trading range orizzontale e che rappresentava una situazione di neutralità. Quindi sull'oro in questo momento, benché sia ancora attorno a 1.240, inizia ad esserci una visione ulteriormente negativa, con possibili ulteriori ribassi fino a 1.180 dollari l'oncia, che è il minimo fatto registrare negli scorsi mesi dal metallo giallo nei confronti del dollaro. Allo stesso tempo si è registrato un massimo sul cross euro-dollaro, come noi indicavamo, attorno a 1,38, e che in breve tempo, con l'annuncio di interventi straordinari da parte della Banca Centrale Europea in senso lassista, quindi con la possibilità di mettere nuova liquidità sul mercato, l'euro in breve tempo ha perso quel livello di quasi 1,38 per raggiungere in breve a 1,33, poco sotto 1,33, un livello che noi indicavamo come livello chiave e da cui i corsi si sono stabilizzati e subito ripresi per portarsi attorno a 1,35, il livello a cui viaggia attualmente il cross euro-dollaro. Ed è importante l'inversione, il tipo di inversione che c'è stata, dai livelli a cui c'è stata, ci indica che al momento il trend di medio periodo sul cross euro-dollaro è ancora al rialzo a favore dell'euro. Quindi è conveniente a livello operativo acquistare euro contro dollari sulla debolezza, cioè quindi se dovesse tornare attorno a 1,33 o viceversa alla rottura definitiva di 1,35, per portare per un obiettivo di guadagno almeno con un cambio di nuovo verso 1,38, a livello superato il quale potrebbe vedere il cambio portarsi fino ad 1,40 euro contro dollari e poi ancora fino a 1,44 44 dollari contro euro. Per quanto riguarda i mercati azionari, invece, con questi nuovi massimi storici fatti registrare dal mercato statunitense, in particolare dallo standard S&P 500, che oggi ha aggiornato il suo massimo storico fatto la scorsa settimana a 1802 per portarsi attorno a 1804, livello a cui staziona ancora attualmente, che siamo verso la chiusura del mercato di New York. Ebbene, questa condizione di mercato a livello statistico e quindi a livello di proiezioni tecniche lascia come indicazione di medio periodo lascia aperte le seguenti possibilità, cioè continuazione del rialzo sui mercati azionari, sia su quello americano sia su quello italiano, ma in generale su tutti i mercati azionari occidentali, e allo stesso tempo ulteriore rialzo del cross euro-dollaro e quindi in genere di tutte della maggior parte delle valute, l'apprezzamento dell'euro nei confronti della maggior parte delle valute, e allo stesso tempo invece un trend al ribasso sull'oro e su alcune materie prime, come ad esempio su alcune altre materie prime, come ad esempio
sul petrolio che ha toccato in settimana un livello importante al rialzo, fatto in pochissime ore, e che ora dal livello raggiunto, parliamo del petrolio, del cosiddetto W2E, del light quotato a Londra, e che dal livello di massimo fatto registrare attorno a 95,60 si è riportato di nuovo attorno ai 94,70, rientrando in un canale al ribasso. E quindi attualmente anche sul petrolio è conveniente mantenere delle posizioni corte a stretto giro, aspettandosi un ribasso al massimo in area 92,60. Viceversa, al rialzo sopra 95,60 converrebbe aprire posizioni al rialzo di lungo periodo, perché al di sopra di quel livello si entrerebbe in un campo statistico in cui il trend del petrolio quotato a Londra potrebbe man mano nel medio periodo portarsi fino alla quotazione di 110 dollari il barile. Viceversa, sotto il livello di 92 dollari e 60 al barile, la rottura di questo livello al ribasso invece comporterebbe un ribasso immediato, diciamo, di breve durata, anche nello spazio di pochi giorni, che potrebbe quasi subito portarsi attorno agli 88 dollari il barile, per poi poter proseguire fino addirittura agli 84 dollari il barile. Attualmente, quindi, potrebbe essere conveniente prendere posizione al ribasso a livello attuale con chiusura e reverso della posizione al rialzo sopra i 95,60, eventualmente 96. Viceversa, mantenere le posizioni di bassista fino a 92,60, 92,70, per poi vedere se permane la debolezza e proseguire oltre fino a 88 dollari il barile, o invece chiudere la posizione su quel livello e prendere profitto. Dal punto di vista strettamente macroeconomico e politico, queste tendenze in atto hanno la loro spiegazione ancora nel proseguire della crisi e negli interventi che la politica e le banche centrali stanno portando avanti rispetto a questa crisi, che per noi continua ad essere, come lettura, una crisi sistemica che condurrà nel medio periodo a cambiamenti sia a livello geopolitico sia a livello di struttura sociale in Occidente. Ebbene, questi cambiamenti in atto sono stati soprattutto dovuti alla modifica della politica della BCE, che con Mario Draghi in particolare, ma anche con parte del board della BCE, ha iniziato una nuova fase di politica monetaria in cui l'obiettivo della BCE del mantenere il target di inflazione che ci si dà, e che attualmente è il 2%, si è lasciato, o meglio, c'è stata una dichiarazione diretta da parte di Mario Draghi e di altri membri del board che ha fatto capire che questo target non è un target solo da raggiungere al ribasso, cioè nel senso che se casomai vi dovesse essere pressioni inflazionistiche forti, la Banca Europea potrebbe intervenire per far sì che la pressione inflazionistica ritorni verso il 2%, ma anche che vale anche l'opposto, cioè che qualora le pressioni inflazionistiche siano negative o comunque al di sotto del 2%, anche in quel caso la Banca Europea farà qualsiasi cosa in suo potere affinché l'inflazione invece vada in crescita verso di nuovo il 2%. E quindi, in questo senso, i mercati con chiarezza hanno capito che, visto che la situazione europea ha sostanzialmente stante l'attuale crisi dei consumi, prevede una crescita dell'inflazione abbastanza contenuta, attorno all'1 qualcosa per cento, 1 e pochi decimali per cento, le parole di Mario Draghi, ma anche come lui stesso ha chiaramente detto,
lasciano presagire degli interventi di politica monetaria che vanno verso un'immissione di liquidità al fine di, da una parte, cercare di svalutare l'euro o quantomeno mantenerlo ai livelli attuali, nonostante, come abbiamo detto, le indicazioni statistiche ci diano rialzo, evidentemente, questo perché i mercati ritengono che per quanto, l'emissione possa essere l'emissione di liquidità da parte della BCE, questa non sarà mai di una portata tale da superare quella invece che è in essere sul dollaro americano, per cui tra le due valute si preferisce apprezzare l'euro e viceversa vendere dollari. E dicevamo quindi, continuando sul discorso del cambio di politica monetaria della BCE, che questo nuovo indirizzo politico dato dalla BCE, o meglio, questa chiarificazione di principio, e cioè che il target dell'inflazione può essere raggiunto anche dal basso verso l'alto, cioè quindi cercando di stimolare i consumi e l'economia, chiaramente ha fatto sì che venissero abbandonate le obbligazioni europee, o comunque venissero parte dei capitali dirottati dal mercato obbligazionario, dal mercato monetario denominato in euro, sui mercati azionari europei. Questo perché, soprattutto perché la crisi in essere, da una parte, è vero, sta facendo scendere di molto i consumi e riducendo di molto il PIL europeo, in particolare dei paesi del sud Europa e dei paesi più in difficoltà, con qualche avvisaglia anche in Francia e comunque un rallentamento della crescita in Germania. Ma questo rallentamento però sta creando anche una nuova redistribuzione del reddito. Infatti il reddito prodotto dalle imprese sta trasferendo sempre più dalle piccole e medie imprese verso le grandi imprese, verso multinazionali, e qui molte delle quali quindi quotate sui mercati azionari. Quindi il ragionamento in questo senso è che sulle due sponde dell'Atlantico, e quindi non solo più su una sola sponda, si ha un denaro a buon mercato e lo si avrà probabilmente per un tempo prolungato. E quindi questo comporta chiaramente dei tassi di rendimento sui depositi e sulle obbligazioni, sia in euro che in dollari, molto bassi, per cui detenere attività in reddito fisso rispetto al rischio che si potrebbe avere, un rendimento, un basso rendimento, porta gli operatori a cercare attività più rischiose con rendimenti più attraenti. E in questo caso il rendimento più attraente è dato, la possibilità di rendimento più attraente è dato dalle azioni di società multinazionali quotate, soprattutto, come sempre andiamo dicendo ormai da tempo, soprattutto di quelle aziende che vendono beni e servizi la cui domanda è abbastanza rigida. Tant'è che abbiamo aziende del genere, quindi, ad esempio erogatrici di energia oppure erogatrici di pubblici servizi, che hanno rendimenti annui in base agli utili che distribuiscono anche intorno al 4-5%, in alcuni casi anche oltre queste soglie. Quindi il ragionamento di molti operatori è quello di indebitarsi in euro e in dollari a costo quasi zero per comprare attività, per comprare azioni di queste società, e quindi a spuntare un differenziale di rendimento nell'ordine anche del 3-4% annuo, avendo ben chiaro che la situazione economica va verso la deflazione e quindi comunque va verso un ulteriore contenimento dei consumi, per cui questo spiega il fatto che poi le materie prime, cioè nonostante, invece subiscono dei cali, in particolare l'oro e il petrolio subiscono i cali di cui stavamo dicendo prima. In questo scenario, riteniamo che questo scenario più o meno sia quello che dovrebbe permanere almeno nei prossimi 2 o 3 mesi, la migliore strategia è quella di acquistare azioni di società che erogano questi beni o servizi a domanda rigida, e sia in Europa sia negli Stati Uniti, questo quindi su tutti i mercati, ma in particolare anche su quello italiano senza problemi, e
chiaramente, se possibile, acquistarli sulla debolezza, cioè se ci dovesse essere alcuni giorni con dei cali sostenuti dei corsi azionari che potrebbero condurre magari del 4-5% sotto i prezzi dei corsi azionari, sarebbe ancora più conveniente comprare azioni. Allo stesso tempo, su ogni rimbalzo dell'oro e del petrolio, rispetto ai livelli che segnalavamo, può essere conveniente vendere queste attività, questi, vendere questi beni, così da trovarsi in una situazione per cui si può guadagnare sul differenziale tra le due operazioni. Cioè, quindi si rialza sulle azioni, stimando che nonostante la decrescita dei consumi e l'andare verso la deflazione faccia sì che la distribuzione del reddito si porti ancora di più verso la grande impresa quotata, per cui poi gli utili di questa società vadano in crescita, comunque siano stabili, e questo quindi può mantenere alto il valore delle azioni. E allo stesso tempo, però, proprio per l'incedere di questa crisi che ridistribuisce anche il reddito, avere dei ribassi ulteriori sulle materie prime e quindi prendere profitto dalla differenza che si avrà di prezzi, la differenza di prezzo tra azioni e materie prime che andrà aumentando come differenza, poiché stimiamo che nei prossimi 2 o 3 mesi ci potrebbero essere ulteriori rialzi delle azioni e ulteriori ribassi delle materie prime. L'analisi di tipo macroeconomico che abbiamo qui, diciamo in breve, evidenziato, che comunque prosegue sulla falsariga di analisi già precedenti fatte in altre puntate, trova sempre di più riscontro nella realtà man mano che andiamo avanti. Certo, ci sono queste correzioni di rotta di una certa importanza fatte dalle banche centrali, ci sono in alcuni casi correzioni di rotta fatte negli interventi politici, come in Italia, si cerca ancora di evitare l'IMU sulla seconda rata dell'IMU sulla prima casa, si cerca di evitare ulteriori aumenti delle tasse, ma o comunque con quest'ultimo intervento di Letta che ha dichiarato di voler fare privatizzazioni per 10-12 miliardi di euro, prendendo in parte la partecipazione nell'ENI, bene, anche se ci sono queste nuove situazioni a livello politico, almeno a livello di dichiarazione, anche quella di Letta che dice non va più la politica di rigore, c'è bisogno della politica di crescita, di fatto però rispetto a queste dichiarazioni e a questi interventi che vengono attuati, la situazione, se si osserva bene, resta comunque di un'elevata tassazione, di una tassazione che non diminuisce, ma anzi comunque aumenta, anche se in maniera lenta rispetto agli ultimi anni, e questo per far fronte alle difficoltà che gli stati hanno, e questa, che hanno sul debito pubblico, chiaramente anche per i salvataggi fatti alle banche in passato, e chiaramente, nonostante le dichiarazioni, se si osservano bene gli interventi, si vede che sono nella maggior parte tutti interventi volti alla tassazione o comunque al ritiro di alcune di alc alla diminuzione di spesa sociale che poteva in qualche modo indurre consumo. Quindi, in entrambi i casi, nonostante le dichiarazioni di fatto, abbiamo che gli interventi degli stati, e soprattutto degli stati che più sono in difficoltà, di fatto continuano in una politica che, se non è di grosso rigore, quantomeno certamente non è una politica che può favorire la crescita. E in quest'ottica vogliamo cogliere l'occasione per consigliarvi una lettura che stiamo facendo e che abbiamo già portato a termine, quasi portato a termine, e che riteniamo sia di grande interesse per comprendere la situazione attuale e le origini e la genesi di questa crisi che stiamo vivendo dal 2008 ormai ad oggi. E il testo che vi consiglio è del professor Luciano Gallino, professore dell'Università di Torino, il cui titolo è edito dalla Einaudi, il cui titolo è Il colpo di Stato dei governi e delle banche.
in cui c'è una tesi molto interessante, a mio avviso, ed è una tesi che trova i fondamenti di questa crisi nella impossibilità per il sistema capitalistico di crescere con certi ritmi sostenuti per lungo tempo, per cui rispetto a questa decelerazione nel processo di accumulazione del capitale che di tanto in tanto si manifesta nel processo capitalistico, quella ultima che stiamo l'ultima crisi che stiamo vivendo, all'avviso del professor Gallino, non sarebbe altro che uno degli ultimi colpi di coda del sistema capitalistico che avendo visto declinare il tasso di concentrazione e di accumulazione del capitale, con questa crisi in realtà cerca in qualche modo, soprattutto i grossi player del capitalismo, cercano in qualche modo di far sì che la loro percentuale di accumulo del capitale non abbia a declinare o quantomeno in qualsiasi caso non vada in negativo. E ciò spiega anche il perché si ha questa redistribuzione del reddito dalle classi medie e dalle classi basse ancora di più verso l'alto. Infatti, anche in questo testo, il professor Gallino dimostra con dati alla mano come in questi ultimi anni di crisi ciò che noi già sostenevamo, come anche a tantissimi altri autori sostengono, ci sia stata poi in effetti, nonostante la crisi, una redistribuzione del reddito dal basso verso l'alto. Per cui, nonostante la decrescita in termini di PIL dell'Occidente negli ultimi 5 anni, la ricchezza della fascia più alta di popolazione, cioè a livello di patrimoni, si è arricchita ancora di più. Mentre le fasce più basse, e in particolare la fascia media, medio-bassa, sta divenendo sempre più povera. E quindi, visto che c'è sostanzialmente una decrescita del PIL, questo divario è spiegato come una redistribuzione del reddito dalle classi medio-medio-basse alle classi al top della ricchezza occidentale e mondiale. Ritengo che sia molto molto interessante quel libro, anche perché coglie gli aspetti sociali e socio-economici dello sviluppo della situazione a partire dagli anni 70 e soprattutto analizza anche in che modo la comunicazione in che modo la comunicazione attraverso i vari mass media è in qualche modo uno strumento di elezione per far sì che molte di queste misure che vengono messe in atto siano percepite per il bene di tutta la popolazione e non invece non vengono invece percepite come politiche che servono a continuare al processo di accumulazione del capitale della fascia dell'elite dominante sostanzialmente dell'Occidente. Poi questo libro ci ha fatto ricordare una lettura di un romanzo di fantascienza, un genere che a noi piace soprattutto quando è fatta bene, come nel caso di uno scrittore come Philip Dick, e c'è questo romanzo di Dick che parla della lotteria dell'universo, in cui un quizmaster eletto, estratto a sorte, decide di volta in volta le sorti dell'universo stesso, e in questo splendido romanzo, come aspetto marginale, ma che è importante per la visione che noi abbiamo e che anche a questo punto il professor Luciano Gallino. La situazione in atto, si parla di una realtà in cui ormai poche corporazioni governano l'economia dell'universo stesso e a cui tutti gli altri, tutti coloro che vogliono lavorare, prestano fedeltà di volta in volta all'uno all'altra, quasi in una forma di sistema neofeudale delle corporazioni. E
E di fatto, ecco, Philip Dick in questo romanzo di fantascienza, almeno su questo aspetto, sembra anticipare, chiaramente a livello fantasioso, quello che in realtà sta accadendo o che potremo assistere nei prossimi anni, cioè ad una grossa concentrazione del capitale in mano a pochissime o poche grandi corporazioni, per cui ci troveremo tutti a lavorare. A prestare, tra virgolette, giuramento di fedeltà a queste poche corporazioni per cui tutti lavoreremo direttamente o in maniera più o meno diretta e verso cui tutti porteremo il nostro reddito di consumo. La nostra speranza chiaramente è che si arresti questo processo di redistribuzione del capitale e il modo per arrestare questo è sicuramente avere delle politiche di crescita, quindi avere dei politici coraggiosi che facciano davvero interventi a favore delle classi medie, medio-basse, affinché i consumi ripartano e quantomeno, anche se momentaneamente, questo deve comportare una distribuzione del reddito dall'elite dominante, dalla classe alta verso il basso, affinché poi possa in qualche modo ripartire l'economia per così come la conosciamo e nel frattempo però è chiaro che questo sistema va rivisto, non è certamente la nostra analisi non conduce ad un'analisi di tipo comunista, anzi assolutamente, ma è chiaro che le distruzioni del sistema dovuta alla finanziarizzazione del sistema negli ultimi 40 anni hanno portato a degli squilibri che non sono più sostenibili, poiché pure se si dovesse continuare in questa redistribuzione del reddito verso l'alto, ci troveremo in un mondo dove anche per chi si trova nell'alto della piramide non avrà più nulla o se non poco da redistribuire verso l'alto e per cui alla fine ci troveremo che anche chi sta all'alto della piramide si ritroverà nella condizione poi, al finale, di non poter accumulare nuovo capitale e quindi in quel caso anche l'elite dovrà in qualche modo per proseguire ridiscutere, avrà anche la convenienza, tra virgolette, a ridiscutere l'assetto dell'economia mondiale del sistema economico. Questo chiaramente ha dei riflessi geopolitici. Tutto ciò, una delle possibilità, oltre che diciamo l'intervento politico, oltre in aggiunta a quella di stimolare nuovi consumi, è sicuramente quella di considerare una ristrutturazione globale dei debiti, perché sicuramente quella è una chiave di volta, diversamente non si va da nessuna parte, se non si quantomeno non si pensa a fare almeno un consolidamento dei debiti occidentali, per cui si decide di non ripagare o di non ripagare in parte il debito pubblico occidentale e se non si vanno a compensare le partite tra debiti e crediti, diciamo tutti gli interventi che verranno fatti da qui ad andare oltre. Non saranno altri che interventi palliativi e comunque momentanei che non invertono la tendenza di fondo. Potrebbero solo, diciamo, quantomeno avere delle momentanee redistribuzioni verso una fascia piuttosto che verso un'altra della popolazione. È chiaro che, come andiamo dicendo da molto tempo, un consolidamento dei debiti o comunque diciamo, il ripensamento al nuovo sistema monetario richiede che i player geopolitici, che i vari gruppi politici e quindi i vari gruppi, le varie aree geopolitiche e i loro rappresentanti si mettino a tavola, per così dire, in un tavolo diplomatico in cui ridecidere gli assetti globali della finanza e dell'economia. Concordando tra di loro, tra chi è creditore e chi è debitore, qual è il modo migliore per tutti, qual è il modo migliore per uscire da questa situazione di stallo e qual è il modo migliore, in cui, il creditore non debba perdere molto, il debitore non abbia da soffrirne molto e tutto ciò, nell'ottica di avere una ripartenza dell'economia
con delle nuove regole fatte a misura d'uomo e quindi soprattutto riponendo di nuovo al centro del sistema non più solo la ricerca del profitto o del profitto a tutti i costi, ma la ricerca anche di un'armonia e di una vivere sociale che conduca al centro di nuovo l'aspetto dell'uomo, l'umanità. Ponga di nuovo al centro del sistema ciò che è l'essenza, che è l'essenziale di tutto, e cioè che è l'uomo. Altrimenti rischiamo di fare come chi si mette a tavola e si preoccupa di avere le migliori posate, magari d'argento o d'oro, ma magari nel piatto gli manca l'essenziale, il cibo, e quindi tutto ciò che è suppellettile, tutto ciò che è contorno di quello che era la funzione importante, che è il cibo, non resta altro che bella posa sul tavolo, ma a nulla serve. E quindi tutte le teorie economiche, tutte le teorie finanziarie, tutte le tecniche di economia e finanza, nel momento in cui non c'è al centro l'uomo, andrebbero completamente a distruggere a distruggere la società per così come la conosciamo. Quindi il nostro augurio è che i politici si ravvedano, inizino a comprendere quello che sta accadendo, e siamo certi che parte di loro è consapevole di quello che accade, e che in tavola il vero sistema di risoluzione di questa crisi, e cioè un tavolo diplomatico tra creditori e debitori di debiti pubblici e privati mondiali, per trovare un nuovo assetto economico e finanziario, soprattutto in Occidente. Ok, e anche stasera sono trascorsi abbondantemente i 30 minuti a nostra disposizione. Non ci resta quindi a questo punto che salutarvi e darvi appuntamento fra 2 settimane. Ancora qui ci sarò io, Alfredo Pauciulo, su Liberi TV, la web TV. Come sempre, se avete voglia di inviarmi delle vostre domande o volete avere dei pareri su cose inerenti alla nostra trasmissione, e basta inviare un'email alla redazione di Liberi TV, che mi verrà girata, e avrete risposto o direttamente via email o da me nel corso della trasmissione. Quindi a questo punto non mi resta che augurarvi buona serata e buon fine settimana, e a fra 2 venerdì. Buonasera.